Messaggio registrato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'ONU. Applausi da parte dell'Assemblea Generale. Scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, mediato da Turchia e Arabia Saudita. Rientrano a casa anche alcuni soldati di spicco del battaglione Azov. Da New York il capo della diplomazia europea Josep Borrell annuncia un nuovo pacchetto di azioni, l'ottavo contro la Russia. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ricevuto a braccia aperte il videomessaggio registrato di Volodymyr Zelensky e gli ha tributato una standing ovation. Durante il suo discorso il presidente ucraino ha invitato il mondo a stabilire meccanismi per far pagare alla Russia il prezzo della guerra e dei suoi crimini. L'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace, il mondo vuole la pace e abbiamo visto chi è l'unico a volere la guerra. C'è solo un'entità tra tutti gli stati membri delle Nazioni Unite che direbbe ora, se potesse interrompere il mio discorso, che è felice di questa guerra, della sua guerra. Dovrebbe essere creato un tribunale speciale per punire la Russia per il crimine di aggressione contro il nostro Stato. Questo diventerà un segnale per tutti gli aspiranti aggressori che devono dare valore alla pace o essere portati alla responsabilità davanti al mondo. Poco dopo l'intervento, il governo ucraino ha annunciato lo scambio di 55 prigionieri russi, tra cui l'oligarca Viktor Medvedchuk, con 215 detenuti ucraini, inclusi 5 comandanti dell'acciaieria Azovstal di Mariupol. Da parte sua, Putin, con una cerimonia patriottica a Velishki Novgorod, non lontano dalla sua San Pietroburgo, ha difeso l'operazione speciale in Ucraina e la leva obbligatoria annunciata nel discorso di mercoledì mattina. Essere un patriota è l'essenza della natura e del carattere del popolo russo. Nel corso dell'operazione militare speciale, i nostri eroi, soldati e ufficiali e i volontari stanno dimostrando proprio le più alte qualità umane, combattendo coraggiosamente, spalla a spalla, come fratelli, per il bene di salvare il popolo del Donbass, per il bene di un cielo pacifico per i nostri figli e nipoti, per il bene del loro paese natale, che sarà sempre libero e indipendente. Sempre più paesi stanno però condannando l'appello di Putin nell'escalation del conflitto e la minaccia del presidente russo di usare armi nucleari. Anche Pechino sta lentamente prendendo le distanze da Putin. Arresti e fughe nella Russia di Vladimir Putin. Oltre 1.300 persone sono state arrestate mercoledì in tutta la Russia durante le manifestazioni contro la mobilitazione militare ordinata dal presidente Putin. La maggior parte degli arresti ha avuto luogo a San Pietroburgo, la città natale di Putin, dove la polizia ha usato il solito approccio violento per reprimere le proteste. Nella capitale Mosca la polizia ha arrestato più di 500 persone. Per le strade c'è indignazione ma anche paura. Putin ha iniziato questa guerra che la maggior parte della gente normale non vuole, ma ha paura di protestare perché rischiamo di essere arrestati. Immagini simili di arresti sono state viste in almeno 38 città di tutta la Russia. La paura di dover partire subito per il fronte in Ucraina ha portato migliaia di russi a fuggire immediatamente dal loro paese. Qui siamo all'aeroporto di Yerevan in Armenia, un paese dove ai russi non serve il visto. Poco dopo che è stata decretata la mobilitazione, i biglietti per viaggiare sono aumentati vertiginosamente di prezzo. Non lo chiamerei panico, purtroppo uno scenario come questo era prevedibile. I biglietti non mi sono costati molto perché sono stato veloce a prenderli. Abbiamo attraversato il confine senza problemi. Siamo passati e volati via. Questa è una visita non programmata. Ho 17 anni, non ho ancora ricevuto la lettera dall'ufficio di reclutamento, ma sto studiando online come può essere contestata. Nel frattempo era meglio andarsene. Molti paesi europei stanno valutando, a fronte di un possibile esodo di massa di uomini in età da guerra, di vietare i visti turistici ai cittadini russi. Uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina ha riportato in patria decine di soldati appartenenti ai due eserciti in guerra. La liberazione di un gruppo di 215 combattenti ucraini, che comprende alcuni vertici del battaglione Azov, impegnati nella difesa dell'acciaieria di Mariupol nei primi mesi del conflitto, ha fatto scattare il rilascio da parte di Kiev di 55 soldati russi.
La mediazione di Turchia e Arabia Saudita ha facilitato anche la liberazione di alcuni combattenti stranieri che si erano uniti alle truppe ucraine. In Russia decine di soldati e separatisti provenienti da Donetsk e Luhansk sono arrivati nella notte prima di essere trasferiti in ospedali militari per essere visitati. Tra le persone rilasciate anche l'imprenditore russo Viktor Medvedchuk. E mentre alcuni tornano in patria, altri si preparano ad andare al fronte. Questi riservisti fanno parte dei 300.000 mobilitati ieri per decreto presidenziale, che ha portato a centinaia di arresti nelle proteste successive all'annuncio del presidente russo Putin. Per ora il richiamo è limitato ai riservisti, ma molti temono che venga esteso a tutta la popolazione. L'Ucraina non cede di un centimetro. Il Ministero degli Interni di Kiev ha diffuso nei giorni scorsi questi video di soldati ucraini impegnati in esercitazioni militari. Da New York arriva il nuovo monito dell'Unione Europea attraverso il capo della diplomazia, Josep Borrell. Ulteriori misure restrittive contro la Russia saranno portate avanti immediatamente, il prima possibile in coordinamento con i nostri partner. E voglio sottolineare in particolare un elemento importante. In linea con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, l'Ucraina esercita il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa, di riprendere il pieno controllo del proprio territorio e ha il diritto di liberare i territori occupati entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. E per questo continueremo a sostenere gli sforzi dell'Ucraina fornendo attrezzature militari per tutto il tempo necessario. Intanto anche a Melitopol, città della regione di Zaporizhia, si stanno preparando i primi referendum per l'annessione alla Russia dei territori ucraini occupati. Rabbia e dolore a Quito, capitale dell'Ecuador, dopo il ritrovamento del corpo della giovane avvocatessa Maria Belén Bernal, che era scomparsa da 10 giorni. L'ultima volta era stata vista all'interno di una scuola di polizia dove il marito lavorava come istruttore. Il tenente Germán Cáceres è quindi il principale sospettato e si è reso irreperibile. In migliaia sono scesi in piazza per reclamare giustizia. Questo anche perché il flagello dei femminicidi colpisce duramente in buona parte dell'America Latina. No, non è stata trovata morta. Il tenente Cáceres l'ha uccisa all'interno della caserma, all'interno della scuola di polizia. Belén ha chiesto aiuto, nessuno ha fatto nulla, nessuno l'ha aiutata. Lo Stato, la prefettura, la polizia hanno coperto questo crimine. Il Ministero dell'Interno ha chiesto scuse alla famiglia della vittima e alla società ecuadoriana. Il governo nazionale, ha detto il ministro dell'Interno, chiede scusa alla società ecuadoriana, in particolare alla famiglia, offre pubbliche scuse alla famiglia di Maria Belén Bernal, in particolare alla madre Elizabeth e al nipote Isaac, alle donne e alla società ecuadoriana, perché questo fatto riprovevole ci fa vergognare e arreca profondo dolore. Il ministro dell'Interno, così come il presidente dell'Ecuador, hanno assicurato che questo femminicidio non rimarrà impunito. I resti di Maria Belén Bernal sono stati ritrovati sulla collina di Casitagua, molto vicina all'ubicazione della scuola di polizia, dalla quale probabilmente la donna è uscita già morta. Ultimi preparativi per le elezioni presidenziali in Brasile. Primo turno in programma il 2 ottobre. Gli assistenti della Corte elettorale di Brasilia applicano 8 sigilli di sicurezza alle urne elettroniche che in Brasile vengono utilizzate dal 1996, ma che sono diventate oggetto di polemica dopo le accuse da parte del presidente Bolsonaro di possibili brogli a favore dello sfidante Lula. Il presidente del Tribunale elettorale. Questo momento è molto importante per la giustizia elettorale, perché stiamo preparando queste urne per il giorno delle elezioni. E dopo l'inserimento dei dati degli elettori e dei candidati, mettiamo 8 sigilli su ciascuna delle urne, firmati dal giudice elettorale di zona. E questi sigilli verificheranno l'integrità, la sicurezza, l'affidabilità dell'urna elettronica.
da urna elettronica. In particolare, nel solo stato di Minas Gerais, 55.435 urne elettroniche saranno utilizzate per consentire ad oltre 16 milioni di minatori che vi vivono e lavorano di esercitare il loro diritto di voto.